Buonasera, qui dalla pista planaria di Schladming, un grandissimo spettacolo, circa tra 55-60 mila gli spettatori davvero accorsi in massa per questo appuntamento classico, lo slalom in notturna di Schladming. La classifica parziale della seconda manche, quando sta per partire Giuliano Razzoli pronto al cancelletto di partenza. La classifica parziale della seconda manche, in testa c'è Francesco Grange, tempo totale 1:49:39, davanti al russo Koroshilov, allo svedese Beck. Intanto è partito il nostro Giuliano Razzoli, fresco di convocazione olimpica, fresco di wild card, il campione olimpico in carica di slalom speciale. Giuliano, che però ha 38 centesimi di secondo di distacco dal francese Grange, che ha disputato una grande seconda manche, un secondo, due terzi posti in Coppa del Mondo, tre vittorie per Razzoli, che non ha disputato finora una grandissima stagione per vari motivi, problemi fisici ed altro. Comunque potenzialmente sicuramente un grande interprete di questa specialità, lo vedremo anche ai giochi di Sochi. Il distacco da Grange è salito a 49 centesimi di secondo. Ultime porte per Giuliano Razzoli, seconda manche più lunga rispetto alla prima di oggi pomeriggio. Taglia il traguardo Razzoli, terzo posto, non soddisfatto Giuliano, a 73 centesimi di secondo dal francese Grange. Ottavo l'altro azzurro Christian De Ville a 1:10. Christian, che finora ha il secondo tempo parziale della seconda manche, pronto al cancelletto di partenza. È partito adesso Patrick Taleri, quasi 36enne carabiniere di Bolzano, sesto a Levi Laponia, terzo in Val d'Isère. Però purtroppo è già fuori Patrick, accidenti, è già fuori dopo pochissime porte, come Stefano Gross nella prima manche, un po' accovacciato, ha preso una botta sul gomito destro. Patrick Taleri fuori davvero dopo pochissime porte. In pista adesso il tedesco figlio d'arte Felix Neureuther, nato a Garmisch-Partenkirchen il 26 marzo del 1984, dunque tra poco, meno di due mesi, compirà 30 anni, un oro, un argento, un bronzo ai mondiali, 8 vittorie in Coppa del Mondo, 6 in speciale, 3 consecutive nel 2014. Bormio, slalom speciale, Adelbode gigante, poi lo speciale venerdì scorso di Kitz. Emilio, ha smesso di nevicare, meno 1:03, quindi insomma mi sembra ottima questa un prestazione. Un vantaggio di un secondo e 0:03 sullo svedese Larsson. Neureuther, che è un grandissimo momento di forma, sta tagliando adesso il traguardo. Gran manche del tedesco, braccia al cielo, contentissimo naturalmente. Miglior tempo della seconda manche, nettamente miglior tempo della seconda manche, 56:32, per un totale di 1:47:62. Non sarà un tempo facile da battere, credo, Emilio, questo. Sicuramente scalerà la classifica Neureuther, di quello possiamo esserne certi. Quindi Neureuther davanti allo svedese Larsson di un secondo e 53, poi il francese Missilier a 1:65, il primo azzurro settimo Giuliano Razzoli a 2 secondi e 50 centesimi, un distacco sicuramente importante. Allora Emilio, abbiamo un ospite d'eccezione che salutiamo e ringraziamo per essere con noi a Zona Cesarini, Alberto Tomba. Buonasera Tomba. Buonasera Alberto, grazie per essere qui con noi. Sta partendo, prego. Manfred Mölg ha solo 3 centesimi di vantaggio su Felix Neureuther, quindi un vantaggio davvero minimo. Manfred, medaglia di bronzo in gigante qui a Schladming l'anno scorso, deve fare una gran manche per restare davanti al tedesco. Adesso 37 centesimi di secondo di stacco per l'atleta delle fiamme gialle. Stagione condizionata dal mal di schiena, alti e bassi. Manfred, che sta cercando di trovare la forma migliore proprio in vista dei giochi olimpici di Sochi. Si avvicina al secondo intermedio, il distacco sale a 77 centesimi, qualche errore da parte di Mölg. Sentiamo Alberto. Alberto, come stai vedendo Manfred in questa seconda manche? Bene, però secondo me loro tirano un po' a arrivare, sai, in vista delle Olimpiadi, però ecco, vedi che ha fatto un errore qua, a differenza di un Neureuther che alla seconda ha fatto
Grand Manche, adesso vedi, ti stacco. Allarga le braccia, Manfred. Quello che alla fine ha salvato sempre la squadra nei momenti critici, e lui è quello che andrà a Sochi sicuramente in forma. Eh sì, 1.37, terzo posto parziale per Manfred Mölger, 1.37 da noi Reuter, al secondo posto c'è l'altro tedesco Dopfer a 9 centesimi. Intanto sentite questo gran baccano, perché c'è in pista un altro austriaco, il campione del mondo in carica di slalom speciale, Marcel Hirscher. Ultimissime porte per Hirscher, che va a tagliare il traguardo, e per un solo centesimo, braccia al cielo, per un solo centesimo balza in testa alla classifica, un centesimo di vantaggio. Quindi questo vuol dire che noi Reuter ha fatto una grande discesa. In pista c'è il norvegese Christoffersen, 11 centesimi di secondo di distacco dall'austriaco Hirscher, gara che si gioca davvero sul filo dei centesimi. Chiedo ad Alberto anche questo, come sente questo ruolo per Cortina 2019, che insomma è una battaglia importante anche a livello politico per l'Italia, per la federazione. Alberto. Io penso che l'occasione giusta per anche i ragazzi, gli atleti, correre in casa e vincere in una Cortina che ha già dato un Olimpiadi, però tanti anni fa, dopo Torino. Quindi aspettiamo Cortina, aspettiamo questo 5 giugno. Io che devo fare? Più di così non posso dire, speriamo bene, non faccio pronostici. E naturalmente tutti ce lo auguriamo che possa essere Cortina ad ospitare i mondiali. Intanto disteso sulla neve con la gioia in corpo per il norvegese Christoffersen, nel classe 1994, compirà 20 anni a luglio. Il norvegese in testa alla classifica parziale con 18 centesimi di vantaggio sull'austriaco Hirscher, poi i due tedeschi Felix Neureuther e Fritz Dopfer, settimo Manfred Mölger. Grazie Alberto. Grazie Tomba. Flavio, ciao, grazie mille. Ciao Alberto. Buonasera, arrivederci. Fuori, è già fuori, Mario Matt festeggia. Festeggia il norvegese Christoffersen, che dunque porta a casa la vittoria sulla pista Planai, lo slalom in notturna di Schladming, dunque al norvegese Christoffersen, prima vittoria in Coppa del Mondo davanti all'austriaco Marcel Hirscher, poi staccato di 18 centesimi, poi i tedeschi Neureuther e Dopfer, settimo Manfred Mölger, un buon risultato a 1.56, poi gli altri azzurri, tredicesimo Giuliano Razzoli a 2.69, diciottesimo Christian Deville, fuori come detto Patrick Thaler.